Ecco a voi Ettore Schmitz. Non sapete di chi stiamo parlando? Ettore Schmitz è il vero nome di un grande autore della letteratura italiana, Italo Svevo. Oggi ci occuperemo della sua vita. Ettore Schmitz nasce nel 1861 a Trieste e muore nel 1928 in provincia di Treviso. La famiglia di Ettore era ebrea e benestante. Il padre, ammiratore della cultura tedesca, era intenzionato ad avviare il figlio alla carriera commerciale, che richiedeva la conoscenza del tedesco. Per questo motivo, nel 1873, manda Ettore e altri due figli a studiare in Germania, nel collegio di Segnitz, dove il nostro autore trascorre 5 anni e si appassiona alla letteratura tedesca. Nel 1878, finiti gli studi in collegio, torna a Trieste per frequentare l'Istituto Superiore Commerciale. Nei due anni successivi si interessa al teatro e scrive alcuni abbozzi di commedie. Ariosto Governatore, Il Primo Amore, Le Roi est mort, Vive le Roi, I Due Poeti. Nella Biblioteca Civica di Trieste legge i narratori francesi dell'Ottocento, Schopenhauer e molti altri. Nel 1880 inizia la collaborazione con il giornale irredentista L'Indipendente, che continua fino al 1890 con recensioni sul teatro e sulla letteratura, firmati con lo pseudonimo Ettore Samigli o con le sole iniziali E.S. Gli irredentisti miravano a ottenere l'indipendenza del Trentino dal dominio austriaco. Ettore è vicino alla loro causa, ma non partecipa attivamente alle iniziative. Spera nel frattempo di convincere il padre a concedergli un soggiorno di studi a Firenze, per imparare meglio l'italiano, lingua che sente di non dominare perfettamente, sia per gli studi in Germania, sia per l'abitudine in casa di usare il dialetto. Ma l'attività commerciale del padre fallisce. Il nostro autore è costretto a cercare un impiego. Nel 1880 trova lavoro presso la sede triestina della Banca Union di Vienna, come corrispondente in lingua tedesca e francese. Lavora in banca per 18 anni, fino al 1898, e nel tempo libero si dedica alla lettura e alla scrittura da dilettante, come sempre ricorderà. Per le sue opere userà lo pseudonimo di Italo Svevo. Nel 1881 pubblica le novelle Difetto Moderno e I Tre Caratteri, intitolata in seguito L'Agente Superiore. Nel 1890 esce a puntate su L'Indipendente il racconto L'Assassinio di Via Belpoggio. Nel 1892 pubblica a sue spese con l'editore Vram di Trieste il romanzo Una Vita, dopo il rifiuto da parte dell'editore Treves. Nel 1898 esce, per l'editore Vram, un secondo romanzo, Senilità, che era già apparso in puntate su L'Indipendente. I suoi esordi non vengono accolti con grande entusiasmo. Nel 1893 inizia l'insegnamento della corrispondenza tedesca nell'Istituto Rivoltella di Trieste, in cui aveva studiato. Cura anche lo spoglio della stampa estera per il giornale Il Piccolo. Nel 1895 si fidanza con la cugina Livia Veneziani e la sposa nel 1896, anno in cui scrive il Diario per la fidanzata, in cui la donna di cui è innamorato appare legata a rigidi valori borghesi, assai lontani dal mondo dello scrittore. Nel 1889 abbandona il lavoro in banca ed entra come socio nella ditta del suocero, che fabbricava vernici sottomarine. Per seguire le attività dell'impresa, Svevo si reca spesso a Murano, dove c'è uno stabilimento commerciale, e ancora più spesso in Inghilterra, nei pressi di Londra, dove si trova una succursale dell'impresa. In Inghilterra Svevo matura il suo interesse per la cultura e la mentalità inglese, che gli appare moderna e originalissima. Nel 1905 incontra a Trieste James Joyce, scrittore irlandese oggi di fama internazionale, autore di Dubliners e di Ulysses, che all'epoca insegnava in una scuola di Trieste ed era noto solo come oscuro poeta di drammi e racconti. Da lui Svevo prende lezioni di inglese. Tra i due nasce un'amicizia. Joyce fa leggere a Svevo i suoi manoscritti e Svevo gli dà da leggere i suoi due romanzi, ricevendo i complimenti per Senilità.
Più tardi Joyce si trasferisce a Parigi, ma il legame tra i due continua e Joyce avrà un ruolo determinante nell'attirare l'attenzione sul capolavoro di Italo Svevo. Presto scopriremo di che opera si tratta. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, mentre Joyce fugge a Zurigo, in Svizzera, Svevo rimane a Trieste a dirigere la fabbrica, che però nel 1917 viene bombardata e danneggiata. Sono anni in cui Svevo dimostra, oltre che modesti interessi politici, anche nuovi interessi culturali, primo fra tutti quello per la psicoanalisi e le teorie di Sigmund Freud. Si avvicina a queste teorie per poi respingerle senza negare di esserne stato influenzato. Finita la guerra, riprende le sue consuete attività lavorative, collabora con il giornale La Nazione e nel 1919 inizia a scrivere La coscienza di Zeno, la sua opera più importante, che pubblica a sue spese nel 1923 per l'editore di Bologna Cappelli. Il romanzo viene accolto da un quasi totale silenzio della critica, ma Svevo invia il romanzo all'amico Joyce, che nel frattempo aveva pubblicato Ulysses. È Joyce ad occuparsi di far conoscere il romanzo ai critici e agli scrittori francesi Valéry Larbaud e Benjamin Cremieux, che lo accolgono con entusiasmo e gli dedicano nel 1926 un intero fascicolo della rivista La Navire d'Argent. Intanto, anche Eugenio Montale, che ha letto il libro di Svevo, pubblica sulla rivista milanese L'Esame il saggio Omaggio a Italo Svevo. Nel 1926 compare anche l'edizione francese del romanzo. Nel 1927 Svevo tiene una conferenza su James Joyce al circolo Il Convegno di Milano e il 14 marzo 1928 viene festeggiato al Pen Club di Parigi da un gruppo di più di 50 scrittori europei. Stimolato dall'improvviso successo, Svevo si rimette al lavoro, preparando racconti e nuove opere, ma i suoi progetti vengono interrotti da un incidente automobilistico. Muore il 13 settembre 1928. Vi lasciamo con questa citazione di Italo Svevo: fuori della penna non c'è salvezza,